e frequentiamo l'indirizzo di informatica dell'Istituto Belluzzi Fioravanti e insieme alla nostra classe l'anno scorso abbiamo partecipato a questo progetto di alternanza che ci è stato proposto da un'azienda che ci ha chiesto di realizzare un sito che implementasse degli EPUB. Allora, questo è come si presenta il nostro sito. È caratterizzato da un design molto semplice ma ad effetto. E il sito appunto ti permette di creare i pub e di poterli caricare su un cloud, quindi di averli a disposizione su qualunque dispositivo. Infatti il sito può funzionare sia sul computer, sul tablet che su un telefonino. Gli EPUB sono salvati su una dashboard che consente di vederli tutti, quelli che tu hai scritto, di selezionarli e di poterli interagire, quindi continuare a scrivere capitoli, creare nuovi contenuti o eliminarli. Ci sarà anche una pagina di login e registrazione che ne parlerà poi meglio Luca. Allora, come ha detto il mio compagno Giurlanda, abbiamo implementato una pagina per accedere alla nostra dashboard, quindi dove saranno poi inseriti i vari EPUB da noi creati. E come qualsiasi pagina di accesso avremo bisogno di un'email e di una password e ovviamente abbiamo implementato anche una pagina per la registrazione nel caso in cui questa sia la prima volta che si accede a questo sito internet. Nel nostro caso faremo un semplice esempio per farvi vedere la dashboard in cui inseriremo una mail già registrata. Allora, questa è la pagina che si presenta una volta entrati all'interno della dashboard. E abbiamo in questo caso un esempio, una prova di un EPUB in cui in questo caso si vedrà l'immagine della copertina del nostro EPUB e in più abbiamo vari pulsanti di cui il primo rosso sta per eliminare l'EPUB, il primo invece per renderlo pubblico o meno, perché nel caso in cui volessimo appunto farlo vedere ad altre persone dobbiamo utilizzare questo bottone e questo invece è per visualizzarlo. E adesso lo facciamo vedere. Ok, questa è un'altra pagina implementata da noi che non è altro che un editor di testo, quindi ci sono i classici bottoni di un qualsiasi editor di testo come ad esempio Word e in più abbiamo la possibilità di inserire dei capitoli e in questo caso abbiamo un esempio di un capitolo inserito, ovvero il mio malessere, e tramite vari bottoni, ad esempio questo del più, è possibile inserire un nuovo capitolo, quindi noi ad esempio inseriremo un nome qualsiasi per poi creare un capitolo. In questo caso poi noi potremo andare a scrivere da capitolo a capitolo, quindi non per forza scrivere un paragrafo intero, ma semplicemente appunto capitolo capitolo. Poi una volta finito, salveremo il tutto e lo chiuderemo e ritorneremo alla dashboard iniziale.